Nell'ultimo anno la scuola l'hanno frequentata solo per un mese o poco più. Comprensibile la voglia di chiudere tablet e computer della didattica a distanza e rientrare in classe per gli studenti napoletani, che questa mattina hanno assediato la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale a Napoli per protestare contro il mancato rientro nella data indicata dal governo, il 7 gennaio. Vogliamo certezze e rientro in sicurezza, recita lo striscione portato dagli studenti presenti in delegazioni di diversi licei e istituti di Napoli e provincia. E ancora un altro cartello conta i giorni di assenza dalle scuole, 312, quasi un anno. I ragazzi promettono che non si fermeranno e andranno avanti con altre forme di protesta. Mentre una parte di loro manifesta in strada, altri hanno deciso di non collegarsi con la didattica a distanza, disertando le lezioni. Vogliamo contattare le istituzioni in quanto ci siamo stancati delle condizioni in cui verte la nostra scuola e abbiamo delle proposte: riqualificazione degli spazi, riformulazione della didattica e ripensare un po' in generale al nostro modello di scuola che ingiustamente ci troviamo obbligati a percorrere a causa di questa pandemia. Noi studenti stiamo avendo dei problemi, ci manca la socialità, ci manca il confronto con gli insegnanti, con le diverse categorie sociali. Nella scuola c'è il mondo. Molto spesso può capitare che magari a casa qualche studente può vivere una situazione non per forza confortevole. Per domani è atteso l'esito della riunione dell'unità di crisi regionale per valutare il rientro o meno in aula lunedì 18 gennaio delle classi terza, quarta e quinta elementare, anche loro in DAD dal 16 ottobre 2020.